L'approfondimento di oggi pomeriggio con Advisory Update. Come detto, questa è un'edizione molto internazionale, quella della diretta sui mercati da parte delle fonti TV. Siamo andati a Sofia con Alessandra Georgieva e adesso andiamo a Londra con Alessandro Allocca, il giornalista di Repubblica situato a Londra. Eccolo pronto proprio davanti a Downing Street. Intanto Alessandro, buon pomeriggio e grazie come sempre per la disponibilità. Grazie a te Giacomo, buon pomeriggio e come dicevi te benvenuti a Londra, ma in particolar modo alla sede del potere governativo Downing Street, che dietro alle mie spalle è il famoso portone numero 10. Intanto ti chiedo, insomma, se hai visto qualche movimento particolare in questi minuti o se insomma tutto è sotto controllo, quantomeno apparrebbe sotto controllo. Sì, appare sotto controllo, perché svelo anche un piccolo mistero. In realtà magari nell'immaginario collettivo si può pensare che questo portone è su strada, quindi magari passando si citofona, si scappa, così ovviamente gioco. In realtà c'è tutto un sistema di sicurezza prima di entrare in questa strada, quindi tutto appare tranquillo qui alle mie spalle, ma in realtà fuori, oltre il cancello di sicurezza, c'è una manifestazione di protesta legata a ciò che è successo sabato scorso, o meglio nei giorni scorsi. È un fatto di cronaca in cui una ragazza è stata rapita, stuprata e violentata da un poliziotto. Adesso c'è una sorta di manifestazione di protesta tra donne che chiedono le dimissioni del capo della polizia, perché in un certo senso ha tenuto un po' nascosto per un lungo periodo il fatto che il colpevole fosse proprio un poliziotto. Ok, beh, questo è un argomento sicuramente forte che ovunque insomma sarebbe sentito appunto in maniera importante, e grazie anche per questa ulteriore informazione, insomma, per quello che accade a Londra e lì vicino appunto a Downing Street. Il titolo lo vedete, lo mi rivolgo adesso agli amici a casa: crolla l'export verso l'Unione Europea, meno 41%. Partiamo da qui, da questa notizia sicuramente importante, perché ovviamente qui pesa la questione Brexit. Meno 41% per l'export, meno 29% import, e ovviamente c'è la Brexit, ovviamente c'è la pandemia, ma non soltanto, insomma è una questione abbastanza particolare e complicata, e tant'è che insomma anche i principali quotidiani britannici, dal Guardian e al BBC, insomma dedicano diversi approfondimenti su questo tema. Ci collochiamo sulla BBC, adesso comunque chiediamo insomma ulteriori approfondimenti ad Alessandro. Sì. Da questo punto di vista. Sì, l'inizio di anno non è stato per nulla felice tra Bruxelles e Londra, e quindi tra Regno Unito e Unione Europea, proprio perché c'è stato, come dicevi bene te dallo studio, un crollo degli scambi commerciali da Regno Unito verso Unione Europea, ma anche al contrario. Sono due partner importanti, tant'è che in generale il Regno Unito esporta quasi il 50% di ciò che produce, ma in particolar modo petrolio e prodotti legati alla lavorazione del petrolio, verso l'Unione Europea, ma allo stesso tempo riceve quasi il 50% di tutti i prodotti importati a livello internazionale proprio dall'UE. Quindi un po' per la Brexit, un po' per la pandemia, c'è stato questo crollo improvviso, dettato anche da un altro aspetto che non è stato gestito con i giusti tempi, a mio avviso, proprio da Downing Street, che è la parte burocratica. Tant'è che il governo di Boris Johnson, proprio in questi ultimi giorni, ha deciso di rimandare a gennaio 2022 tutto ciò che ha a che vedere con la parte burocratica che sia in ingresso che in uscita devono svolgere i vari trasportatori. Quello che tecnicamente potremmo chiamare scartoffie. Sono tantissime, ritardano notevolmente l'import e l'export di materiale, e anche con un sovraccarico dal punto di vista economico per quanto riguarda il costo della materia finita, sia, come dicevo prima, da Londra verso Bruxelles che da Bruxelles verso Londra. In valori assoluti parliamo qualcosa di 300 miliardi di sterline che ogni anno, su base annuale, vengono gestiti tra le due parti, sia, ribadisco, in import che nella versione export. E allora questa è la situazione. Peraltro insomma possiamo anche vedere all'interno dell'approfondimento della BBC alcuni cartelli, la cartina insomma dei
delle zone insomma più congestionate, evidentemente più importanti, dove va in qualche modo a bloccarsi la merce, insomma, in uscita Sì. o in entrata. Qui siamo tra Kent ed Essex, Greater London, alcuni dei porti, insomma, strategici per quanto riguarda il Regno Unito e in generale Londra. Alessandro ha anche citato alcuni dati importanti, insomma, per quanto riguarda le importazioni UK dall'UE: sono stati di 374 miliardi di sterline, 52% di tutte le importazioni che si registrano nel Regno Unito, dati dell'Istat britannico da questo punto di vista. Un altro tema che approfondiamo con Alessandro Allocca, giornalista di Repubblica, da Londra, è la creazione, abbiamo parlato di Boris Johnson, da parte del governo, di 8 aree offshore all'interno del Regno Unito. L'obiettivo sembra che una, insomma, strappa quasi un sorriso, ma l'obiettivo è fare concorrenza a paesi come Dubai e Singapore, e di questo, insomma, anche vi siete occupati voi di Repubblica in maniera attenta, ma anche in questo caso, ovviamente, grande approfondimento anche e soprattutto sui periodici e sui giornali inglesi, in primis The Guardian, ed eccolo qui l'articolo: 8 free ports with low tax zones to be created in England. Alessandro. Sì, lo dicevamo prima, nel primo blocco l'Unione Europea è un partner strategico per il Regno Unito, però allo stesso tempo il Regno Unito con la decisione di uscire dall'UE si è aperto totalmente al resto del mondo, ma per farlo comunque ha bisogno di confrontarsi con dei competitors di un certo livello, anche dal punto di vista della tassazione verso al ribasso. Hai nominato bene Singapore e Dubai, tanto per fare un esempio, e nei giorni scorsi il cancelliere, il ministro dell'economia, per dirla all'italiana, ha lanciato questo nuovo progetto che prevede l'istituzione di 8 porti franchi, zone offshore, possiamo chiamarle così, che sono effettivamente collocate nei porti, nelle aree strategiche, c'è cioè London Gateway, nell'Essex, ma c'è anche Liverpool, anche nel nord dell'Inghilterra. Qual è il senso di questi porti franchi? Quello di poter permettere l'ingresso di merce, materie prime in particolar modo, materia grezza, con una tassazione inferiore, materia grezza che poi viene lavorata all'interno del Regno Unito e poi esportata nuovamente, sempre con il rispetto di una tassazione molto più bassa rispetto a quella attualmente vigente al Regno Unito. Questo che cosa sta a significare? Che in poche parole ci potrebbe essere un forte interesse verso il Regno Unito a introdurre tutte quelle materie che magari all'ingresso di altri paesi dovrebbero pagare delle tasse maggiori, invece il Regno Unito con questa istituzione di questi 8 porti franchi permetterebbe l'ingresso delle materie, le aziende pagherebbero molto di meno rispetto a tanti altri paesi europei, allo stesso tempo riaverebbero il prodotto lavorato il prodotto lavorato al contrario, sempre con una tassazione molto inferiore. Quindi il Regno Unito, in un certo senso, diventerebbe quella Singapore, quella Dubai, così come è per l'Asia e per gli Emirati Arabi, però lì, Emirati Arabi, però all'interno dell'Europa, del vecchio continente. Ci sono ovviamente degli allarmi, insomma, per quanto Sì. riguarda il rischio che possa favorire, no, il riciclaggio, denaro Sì. sporco, finanziamento del terrorismo, insomma, i crimini più comuni, no, commessi in quel tipo di giurisdizioni, come anche appunto le frodi fiscali, eccetera, eccetera. Insomma, c'è anche quell'altro lato della medaglia, è questo sostanzialmente. Sì, c'è assolutamente, perché noi parliamo sì di una tassazione molto più bassa per agevolare l'ingresso delle merci, però allo stesso tempo in parallelo c'è anche una diminuzione dei controlli proprio per velocizzare le pratiche di immissione di questi merci, di queste merci, di questa materia grezza da lavorare nel Regno Unito. Questo che cosa significa? Meno controlli potrebbe, usiamo ovviamente il condizionale, permettere anche l'ingresso di materie illegali a partire da traffici di armi, traffici di stupefacenti, di droga, e quindi allo stesso tempo il Regno Unito potrebbe diventare anche una sorta di ponte, in materia metaforica, per importare queste materie illegali per poi essere distribuite
in altri paesi dell'Europa. Questo è il rischio che però in tanti hanno sollevato proprio perché già avviene in altri porti franchi a livello internazionale dove le forze dell'ordine hanno difficoltà a monitorare la situazione proprio perché c'è questa giurisdizione di mezzo. E allora, ovviamente oggi, insomma, le notizie principali si concentrano soprattutto su AstraZeneca e sulla Germania che ha sospeso anch'essa, come molti altri paesi, il vaccino appunto che arriva da AstraZeneca. Beh, insomma, ti domando come anche i media britannici, in generale la popolazione, insomma, stanno prendendo questa diffidenza sempre più forte nei confronti di questo vaccino che Oxford in qualche modo continua a difendere. Quantomeno dice non ci sono, no, legami, relazioni tra AstraZeneca e questi dati di peggioramento della salute di chi riceve appunto come vaccino. Insomma, se è aumentato il timore di riceverlo oppure no, perché insomma, poi finché magari è Repubblica Ceca o altri paesi, non dico minori, non voglio chiamarli minori, ma diciamo con meno peso specifico in Europa, che dicono no all'AstraZeneca, è un conto. Se comincia a dire no anche la Germania, beh, forse qualcosa potrebbe cambiare. Insomma, com'è la situazione lì? Allora, la situazione è che oggi, per la seconda volta, il portavoce di Downing Street, quindi della massima istituzione governativa, il governo, che è alle mie spalle peraltro, ha detto ancora una volta, abbiamo completa fiducia del vaccino AstraZeneca e fino ad oggi sul Regno Unito non abbiamo riscontrato nessun tipo di inconveniente, ovviamente dal punto di vista fisico, sugli oltre 24 milioni di persone vaccinate. 24 milioni di persone vaccinate non significa che tutte hanno ricevuto nel Regno Unito il vaccino AstraZeneca, però la maggior parte sì, perché la prima campagna vaccinale, la prima fase della campagna vaccinale partita lo scorso 8 dicembre era partita con il Pfizer, poi è stato approvato l'AstraZeneca, poi è stato approvato il Moderna, quindi diciamo si viaggia su tre vaccini in contemporanea, però quello maggiormente inoculato fino ad oggi è lo AstraZeneca. Ora non ci sono dati ufficiali, questo lo dice Downing Street, lo dice anche ovviamente l'Università di Oxford che ha fatto la ricerca, ci sono anche vari scienziati italiani che hanno portato avanti la ricerca e che loro personalmente, sui loro profili personali social, ribadiscono sempre e continuamente che non ci sono rischi per la salute pubblica, le percentuali sono talmente basse, bassissime, 0,00 eccetera, di effetti collaterali minori dovuti all'inoculazione del vaccino AstraZeneca, morti non se ne sono registrate su questi 24 milioni. In più, da una parte ci sono i numeri, dall'altra c'è anche il fatto che è un vaccino, diciamo, che ha l'imprinting inglese, uno perché è stato studiato dall'Università di Oxford, due perché AstraZeneca è in parte una società inglese, terzo perché ci ha investito tantissimo il governo inglese. Quindi, come potrai immaginare, Downing Street ci tiene non poco a evidenziare che è un vaccino sicuro. Eh sì, Oxford ha ribadito i dati escludono un incremento di trombosi, l'abbiamo detto poco fa, questo insomma è una comunicazione non di poco fa, ma insomma di giornata, però le notizie continuano ad arrivare sulla questione AstraZeneca. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa del pronunciamento dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, quindi stop anche in Italia. Mentre anche notizie arrivano anche dalla Francia, in particolare i vigili del fuoco della Bouches-du-Rhône hanno sospeso la vaccinazione del loro personale contro il Covid-19 con il vaccino del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca dopo il verificarsi degli effetti avversi su un vigile del fuoco. Lo riporta l'agenzia AFP, secondo cui un vigile appunto del fuoco di Arles, siamo più o meno a 90 km a ovest di Marsiglia, della cui non è stata specificata, è stato ricoverato in ospedale per un'aritmia cardiaca dopo la prima iniezione l'8 marzo. Ribadiamo, qui insomma non ci sono chiari collegamenti riportati tra la somministrazione e questa aritmia cardiaca, ma in via precauzionale, anche in virtù di quello che accade appunto anche
Nel resto dell'Europa è stata sospesa la somministrazione, ma qui ribadiamo in Francia all'interno di una caserma dei vigili del fuoco che evidentemente stavano per ricevere una prima dose di vaccino AstraZeneca. Torniamo da Alessandro Allocca, in collegamento da Londra, da Downing Street. Londra che peraltro insomma ha riavviato le scuole a partire dall'8 Sì. marzo, vado a memoria, perché Sì, coincide con la donna giusto. con la festa della donna, esatto, data più o meno una settimana dopo invece qui in Italia abbiamo chiuso tutto, siamo tutti in zona rossa e le scuole sono chiuse. Ti chiedo anche così, insomma, in generale come procede il lento, riammorbidimento delle misure restrittive del lockdown in Gran Bretagna, dove sostanzialmente le cose vanno in maniera opposta rispetto all'Italia. L'Italia si sta eseguendo sempre più decisioni restrittive, vedi tutta l'Italia in zona rossa tranne la Sardegna, invece nel Regno Unito piano piano il colore sta diventando sempre più chiaro, ecco, per rimanere in tema regione rossa e regione gialla. Sì, qui in Regno Unito in realtà stiamo vivendo un lockdown molto molto stringente già a partire da fine di dicembre, Ah, quindi sì. la strategia del Regno Unito è stata quella di andare avanti con il lockdown fin quando i numeri non avrebbero offerto una fotografia che avrebbe permesso di attuare un lockdown irreversibile, quindi di uscire dal lockdown, ma con l'intenzione di non ritornarci più. Questo è stato proprio ciò che ha detto il Premier Boris Johnson già ormai qualche settimana fa, e per attuare questa uscita dal lockdown in maniera irreversibile ha studiato un piano portato avanti a quattro step. Il primo l'hai detto te, l'8 marzo, la riapertura delle scuole. Il secondo sarà il 12 aprile, quando ci si potrà tornare ad incontrare fuori dalle mura di casa, in un massimo di gruppo di 6 persone, anche a frequentare locali che però hanno la possibilità di ospitare le persone magari nelle terrazze o con i tavolini su strada, quindi in maniera esterna. Terza tappa, quella del 17 maggio, con la ripartenza dei voli internazionali che fino ad oggi sono bloccati per coloro che non hanno esigenze primarie di volare, quindi per questioni di salute o per questioni di lavoro. Quindi dal 17 maggio riapertura del traffico internazionale per tutti, e poi l'ultimo step, il più desiderato di tutti, il 12 giugno, quando se ancora una volta i numeri confermeranno l'andamento di un abbassamento della curva pandemica, ci sarà la chiusura del lockdown in maniera definitiva. Ora, ad oggi i numeri confermano che l'andamento e la strategia sta portando i suoi frutti, di questo lockdown molto stringente. Siamo arrivati a poco più di 4.000 contagi registrati nelle ultime 24 ore, poco più di 50 vittime registrate, con un piccolo ritardo ovviamente dei dati sempre avuti durante il weekend, perché come si può immaginare ci sono alcuni presidi ospedalieri che ritardano nel comunicare le informazioni, però comunque la media viaggia sui 4.000-5.000 contagiati al giorno e 50-70 vittime, quindi diciamo la curva pandemica sta scendendo notevolmente. In più ci abbiniamo i 24 milioni di vaccini inoculati fino ad ora, con il progetto di vaccinare tutta la popolazione adulta a luglio, il prossimo mese di luglio. Quindi diciamo si viaggia su questi due importanti queste due importanti strade in maniera parallela: lockdown stringente da una parte e campagna vaccinale a suon battuto dall'altra. Tutto si basa sui numeri. Ribadisco, se confermeranno ciò che ha previsto il Premier Boris Johnson il 12 giugno prossimo, quindi diciamo nel giro di un paio di mesi, 3 mesi, il Regno Unito dovrebbe essere il primo paese dell'Europa, del vecchio continente, a salutare, a dire goodbye al coronavirus. Eh beh, insomma, un piano anti-Covid sicuramente monumentale, imponente e che ha anche grande, come dire, grandi ambizioni. Insomma, è anche vero che, come ci ha ricordato Alessandro, insomma, il blocco totale, il lockdown relativo al Regno Unito c'è da diversi mesi, quindi lockdown sostanzialmente è come se la Gran Bretagna fosse tutta rossa sostanzialmente. Dall'8 marzo, primo segnale di
apertura e di ammorbidimento delle misure la riapertura delle scuole. Ovviamente noi facciamo in bocca al lupo al Regno Unito, così come lo facciamo a tutti gli altri paesi, però insomma questo è il Regno Unito ha messo nero su bianco un piano che insomma molto chiaro, molto trasparente da questo punto di vista e speriamo che sia raggiunto senza intoppi. Intanto, Alessandro Allocca, grazie davvero per, come sempre, insomma, per questo collegamento da Londra e per i Grazie a tuoi voi, Giacomo. approfondimenti. Buon lavoro e salutaci da Downing Street. A voi, alla prossima. L'altra notizia che non abbiamo approfondito con Alessandro Allocca, ma che abbiamo in qualche modo anticipato proprio all'inizio della diretta, riguarda la nuova lettera da parte della Commissione dell'Unione Europea nei confronti di Londra sulle infrazioni contro l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, proprio sia Irlanda del Nord che Irlanda. Si parla in questo caso di Brexit, il nodo dei confini che in qualche modo riapre le ferite in Irlanda del Nord, si parla ancora di scaffali vuoti, di polemiche sui vaccini bloccati al confine, le minacce ai portuali, insomma, i nodi sul protocollo sull'Irlanda del Nord, presupposto di Brexit, vengono al pettine. Londra vorrebbe riscriverlo, è arrivato allora la nuova lettera da parte dell'Unione Europea nei confronti del Regno Unito per la seconda volta in 6 mesi. Infrazione contro Londra che ha violato il diritto internazionale, cioè gli accordi che erano stati raggiunti proprio in chiave Brexit, che avevano permesso di dare il via libera, insomma, per quanto riguarda questa complessa e lunga operazione di distaccamento da parte del Regno Unito nell'Unione Europea, secondo determinati paletti che riguardano appunto i non confini con Irlanda del Nord e Irlanda, beh, insomma, c'è stato una sorta di rinnegamento da parte di Boris Johnson nei confronti appunto del protocollo sull'Irlanda del Nord sottoscritto con l'Unione Europea in allegato all'accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Noi ci fermiamo 16:55 per un piccolo break pubblicitario dopo un ampio approfondimento sul Regno Unito e sulla Brexit con Alessandro Allocca, giornalista di Repubblica da Londra. Al rientro, le notizie dall'Italia e dal mondo, in primis lo stop ad AstraZeneca in Italia, in Germania, anche in parte della Francia, e poi, insomma, tiriamo le somme di questa lunga giornata sui mercati.